Ma è tardi. Devo fare una copia della mia relazione entro le 12. Che ora è? Grazie. Cambio. Merci. Ho cambiato idea. Non chiedermi perché. Oh, tanto non c'è carta nella fotocopiatrice. Grazie. E adesso mi lasciate azionare questo mostro da sola. Oh, chissà perché la gente dice che la vita è difficile. Oh, il grande incubo è finito. Sai, un argomento improbo, dalla poesia metafisica di Eliot al fisico poetico di Pamela Anderson. Tu invece a che punto sei? Ce l'ho qui, l'ho appena finito. Mm. Io sono Ryan Malloy, io gioco a baseball. Se va male questo test, non potrò più giocare a baseball. La squadra non vincerà, gli studenti non pagheranno la retta, il college dovrà chiudere, gli insegnanti resteranno senza lavoro. Chi vuoi che ti assuma alla tua età? Sei vecchio. Che ne dice? Eh? Ah, guarda qui, una A in ginnastica. Era un test sulla poesia, Ryan. Adesso sarai felice. Sei riuscito a rovinarmi la vita. Ah, tanto con quei capelli non avrebbe avuto grandi chance. Bel lavoro, Malloy. Brad ha appena rotto con Kimmy perché gli hai fatto delle proposte. Quei due stavano insieme da 12 anni finché tu, con quell'assurda scusa della fotocopiatrice, non gli sei saltata addosso. Rovina famiglie. Oh! Oh, ma di che cosa sta parlando? Non so neanche chi sia questo Brad. Non ho fatto proprio niente io. Insomma, guardatemi. Vi sembro forse una rovina famiglie? Sì, direi di sì. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Come on back. Salve, è la compagnia della TV via cavo? Sono un genitore preoccupato e come tale vorrei che eliminaste un paio di canali perché li ritengo offensivi. Senz'altro. Eliminate rosa più rosa. Sì, esatto, è il canale che trasmette solo telenovelas. E il secondo è A come amore, con tutti quei film sdolcinati. Con che coraggio dite ai miei figli che esiste una cosa chiamata amore? Lo sanno tutti che in giro c'è solo sesso, droga e violenza. Sì, io sono Jack Malloy. Pronto? Che maleducati. Possono sognarselo che rinnovi l'abbonamento per il prossimo anno. Papà. Come giudicheresti una ragazza che ha fatto separare una coppia pur non avendo fatto niente? Cioè, ha soltanto chiesto innocentemente a un tizio che ora era. Non esistono ragazze innocenti, Tiffany. E tutti sanno che chiedere loro è solo un modo per invitare un ragazzo a fare sesso. Papà, io sto parlando di me. E allora mi chiedo, che cosa ti hanno insegnato a scuola in tutti questi anni? Vorrei strozzare quel tizio. Odio con tutte le forze quei ragazzi che vanno in giro con l'orologio al polso, convinti di essere desiderati solo perché in qualunque momento possono dirti che ora è. Te lo dico io che ora è. È l'ora delle bastonate. Forse non era quello con l'orologio, forse era quello che mi ha dato il resto, o quello della carta. Quello che ti ha dato il resto? Tutto in tintinnanti monetine? Il figlio di papà? Glielo darò io il resto, cara, a suon di bastonata in testa. E in quanto al tizio della carta, ecco, questa mi ha del tutto nuova. Non dovrebbe permettersi di pensare ad altro quando parla con te. Il
tizio della carta è il più odioso di tutti perché non afferra il suo doppio senso. Ma ho i miei buoni motivi per detestare anche lui. Oh, scusa, ma ho smesso di ascoltarti perché mi sembri un po' su di giri. E non hai il dono di spiegarti bene. In poche parole, che cosa devo fare se voglio sapere che ora è? Chiedilo a una ragazza. Se chiedi una cosa a un ragazzo, lui la prenderà come un invito. Anche uno scorfano è talmente presuntuoso da pensare che se tu gli parli, lo vuoi. Una bella ragazza si guarda allo specchio e dice: oh mio Dio, sono ingrassata un etto. Mentre un ragazzo ciccione, strabico e con le gambe corte e storte, si guarda allo stesso specchio e si dice: sono una bomba. Ho capito, quello che vuoi dire è che sono ingrassata. Ah, eccoti qui. Zizzania! Hai fatto litigare Kimmy e Brad, Tristano Isotta degli anni 90. Collega il cervello prima di agire, ragazzina. Io non ho fatto niente, volevo soltanto della carta per la fotocopiatrice. Sì, certo. E perché non l'hai chiesto ad una ragazza? Se chiedi una cosa ad un ragazzo, è per fare sesso. Sapessi quante ragazze mi hanno già chiesto che ora è? È inevitabile. Io mi guardo allo specchio. So che sono una bomba. È pazzo! O tutti i ragazzi sono suonati? Ah, sì? Allora perché voi ragazze ci chiedete sempre che ora è? Guarda, Tiffany, Brad ti manda questi fiori. Tieni. E adesso perché Brad mi manda dei fiori? Perché lui appartiene alla razza dei floreali. Peggio di loro ci sono solo i meteorologi e i telefonisti. Quelli del come va oggi? Ve la faccio io una bella previsione per oggi. Pioveranno bastonate a catinelle oggi. Oh no, dice che verrà a prendermi sabato sera alle 8 per andare a ballare al derby. Ha un bel coraggio a chiedermi di uscire. Questi fiori sono fantastici. Ma io neanche lo conosco. Chissà com'è il derby. Ma se esco con lui diranno che volevo rubarlo a Kimmy. E se non esco con lui perderò l'ultima occasione per conoscere un ragazzo romantico e dolce. L'ultimo dei floreali. Che cosa dico? Uno che lascia la sua ragazza dopo 12 anni perché io gli ho chiesto l'ora è un incostante. E non ho intenzione di conoscerlo. Brava, Tiffany. Se ti fai una cattiva reputazione nel primo anno di college, ti seguirà in eterno. Ricorda, tesoro, che da che mondo è mondo, quando una persona viene identificata in un certo modo, resterà marchiata a vita. Ecco perché Vivian Leigh sarà sempre Rossello Ara. Sharon Stone sarà sempre sexy e Michael Jackson è ancora considerato nero. Allora, non basta che io sia una brava ragazza. Non conta quello che dici tu, ma quello che pensano gli altri. Se gli altri non ti rispettano, come puoi rispettare te stessa? Oh, ma io so di essere una ragazza seria e riservata. Questo non interessa a nessuno. Tesoro, mettiamola in questo modo. Se tu fossi grassa, potresti chiedere l'ora a chiunque. È chiaro adesso? Altro che sia chiaro, papà. Tu pensi che io sia grassa? Tesoro, se tu fossi grassa, non mi preoccuperei del ragazzo dell'ora, di quello del resto, di quello della carta. E neanche dei meteorologi telefonisti. E odio i telefonisti più di tutti gli altri, perché da giovane ero uno di loro. E adesso che faccio? Aiutami a risolvere questa faccenda della rovina famiglia. Va a trovare Kimmy e dille che non ho fatto niente. Così ritornerà dal suo amato Brad, d'accordo? Già, ma io che ci guadagno? Avrai fatto una buona azione e sarai orgoglioso di te stesso. Ma nessun altro lo saprà, perciò cosa me ne importa? Bravo, ragazzo. Voglio conoscere il tuo parere. Ho sempre un gran bel fisico, no? Voglio dire, se mi vedessi in un salone pieno di gente, che cosa diresti? Direi: oh, credo di aver trovato il barista. Che ti prende, Jack? Sei depresso perché ti sei guardato allo specchio e hai contato le nuove rughe? Non dire sciocchezze, amico. Posso ancora entrare in un qualsiasi supermercato della città ed essere circondato da uno stuolo di vecchiette in carta pecorite che mi lanciano languide occhiate. Sono l'idolo del reparto prugne secche. Se sei così mal ridotto, perché campi ancora? Non mi fraintendere, Floppy. Mi piacciono le ragazze, ma non contraccambiano. Credo di essere troppo vecchio. Jack, tu non ci sai fare.
Quando poso gli occhi su una femmina, lei non resiste al mio sguardo. In un secondo è ipnotizzata, flashata, insomma, floppizzata. E la mattina, quando me ne vado, lei è traumatizzata, strapazzata e... E di solito derubata. Un piccolo prezzo per una notte di fuochi d'artificio. Io non mi faccio pregare per un bis. Zo. Mr. Floppy, mi piacerebbe essere efficiente come te. Sono felice che tu l'abbia detto, Jack, perché adesso potrai. Con questo mio istruttivo home video, cucina le pollastre alla Mr. Floppy. Un video definito dalla critica, è vero? Il Kamasutra del 3000. Troverete i consigli di Mr. Floppy anche online. Clicca baby, 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 baby. Quanto pagheresti per un home video così esclusivo, Jack? Non lo so, $100? Venduto, è tuo. E per chi ordina subito, soltanto $99.50. La consegna entro 4-6 anni. Ecco l'inizio di questo strepitoso video. Oh, la Peppa! Ehi, ehi! Pollastrelle, tornerò a trovarvi finito il giro. Floppy, sei stato davvero con tutte quelle ragazze? È tutto in questa cassetta. Allora ordinerò la mia al volo. Senti, Tiffany mi ha chiesto di parlarti. Lei non ha colpa se hai litigato con Brad. Allora perché mi ha piantata? Dopo tutte quelle belle cose che ho fatto per lui. Di che genere? Se mio padre lo sapesse, mi ucciderebbe. Vorrei che lui soffrisse quanto soffro io. So cosa devi fare. Fai le stesse identiche cose e magari qualcuna in più con un altro ragazzo. Magari uno qualsiasi, a caso, anche il primo che incontri. Nessuno mi lascerebbe tanta iniziativa. Ehi, i ragazzi sono molto disponibili quando si tratta di certe cose. Spero che Kimmy si renda conto che io non ho fatto niente. Noi pensiamo il contrario, cara. Eri nella giuria di O.J. Simpson? Sei proprio in un bel guaio, Malloy. Perché quei due non sono tornati insieme? Certo, qualcuno è andato da Kimmy per consolarla e quindi sono finiti a letto insieme. Ora è finita per sempre ed è tutta colpa tua. Certo, come se fossi stata io a convincere quel farabutto ad andare da Kimmy a consolarla. Ehi, Tiffany, grazie per avermi convinto ad andare a trovare Kimmy. Ah, a proposito, credo che tra Brad e Kimmy sia finita. Ah, sì? Questo significa che Brad è disponibile. Oh, anch'io un ragazzo! Qualcuno da amare, qualcuno con cui parlare, qualcuno da ossessionare finché non mi sarò stancata di averlo tra i piedi. Oh, quanto lo amo. Devo solo scoprire chi è Dietri. Ah, che emozione! Domani incontrerò il mio Brad in facoltà. Chissà che aspetto ha. E se fosse davvero un bel ragazzo? Pensa se fosse grasso e foruncoloso. Ryan, che cos'hai addosso? È la camicia consolatoria. Oh. Questa è la spalla per piangere e questi sono per dopo. Quando realizzano che cosa hanno fatto e con chi. Sì, dove c'è il dolore, dove c'è la tristezza, ovunque ci sia una ragazza col cuore infranto, io sarò lì. The Consolator. Colui che ridarà gloria al mondo romantico. Conosco il tuo dolore, ma riaccenderò il tuo sorriso. Sei disgustoso. Papà, Ryan!
Ryan finge di consolare le ragazze che hanno avuto una delusione d'amore e invece vuole solo portarsela a letto. È una strategia vincente. Già quattro. È un essere spregevole. Vergognati. Non dirlo così, figliolo. Ricordati di usare una protezione, perché quando le ragazze dicono di usare qualcosa, significa che usano te. Presto, corri. C'è una ragazza pompon di 19 anni in lacrime. Dice che il suo ragazzo è andato a fare una partita il giorno del suo compleanno. Grazie, Ross. Dille che voglio controllare l'età. Aspetta un secondo, mi era sfuggita una cosa. È il suo compleanno. Sicuramente ci sarà la torta. Tiffany ha trovato un ragazzo che le corre dietro. Esistono anche dei ragazzi seri, Jack? Seri? No, non esistono. Lo so, cercavo di tirarti su di morale. I ragazzi sono degli animali, sempre alla ricerca del nuovo. Nuovi giochi per la PlayStation. Nuove ragazze. Da piccoli erano tremendamente felici soltanto quando in casa veniva assunta una nuova babysitter. Quel travolgente profumo di novità. È stato un colpo terribile quando hanno inventato la realtà virtuale e le chat line. Di giorno col casco e di notte al computer. Puoi chattare quanto vuoi, ma la realtà è che va in bianco. La tecnologia ha fregato anche te, la tecnologia ha fregato il mio floppy. Vero, ma io non sono costretta ad accontentarmi delle befane, ho l'imbarazzo della scelta. Alla mia età resta ben poco da scegliere, floppy. Ma ogni tanto piacerebbe anche a me accarezzare delle sode rotondità, almeno per sbattertele in faccia. Se ti accorgi che cominci a perdere colpi e non ti vuoi arrendere, significa che stai invecchiando. Ehi, Jack, perché non ne fai una canzone? Carne, soda, carne fresca ti fa perdere la testa, ma è inutile che ti metti in lista, perché vecchio mio rimani solo un solista. Coraggio, Floppy. Minigonne, slip di raso, e tu sbagli anche dal naso, ma è merce a te proibita, non toccarla con le dita, dopo gli anta dai l'addio alla gioventù. La ruga avanza e hai la schiena acciaccata. D'ora in avanti guarderai solo pollastre dannata. Benvenuta cara artrite, benvenuta cellulite, dai l'addio alla gioventù. Alle pollastre non penserai più, mai, mai. Più. Ryan, solo tu mi puoi consolare. Biff mi ha lasciato per un'altra. Portami con te, usami ed abusami. Biff me la deve pagare. Mi dispiace, baby. Ho sparato le ultime cartucce e ho la batteria scarica. Voglio dire, chi consola, consoleta. Guarda qui. Guarda la mia spalla, ho i reumatismi per l'umidità. E per giunta, il tempo cambia. Ne hai un bisogno disperato, vero? Va bene, mi ricarico e ci vediamo alle 5. Oh, grazie! Chiudi il rubinetto prima che cambi idea. Che emozione, sono tutta un fremita. Deve essere l'amore. Spero di non essere in ritardo. Scusami, sai dirmi l'ora? Sei tu, Brad? Io sarò chiunque tu voglia che io sia. Che batticuore! Non mi sentivo così da quando ho visto il paziente inglese avvolto in una coperta di cashmere. Parto per Parigi questa sera. Vieni con me e avremo dei figli perfetti. Io non lo so. Hai visto il paziente inglese? No, ho letto il libro. Oh, Brad! Veramente sono Desmond. Desmond Highgrove. Oh, Tiffany
Highgrove. Signora Desmond Highgrove, il signore e la signora D. Highgrove, il dottore e la signora Highgrove, Lord e Lady Highgrove. Va bene, può andare. A proposito, chi è Brad? Ah, è vero. Brad è il mio ragazzo. Oh. E anche se non lo conosco, sento che è il mio lui. Io sono la donna di un solo uomo, sono leale e fedele. Il mio amore, come nel paziente inglese, durerà in eterno. È un vero peccato. Per un istante ho creduto d'aver incontrato la mia lei. Ah! Ah, non è giusto! Grandi novità, amici. Kimmy e Brad sono tornati insieme. Il nonno di Brad è morto. Lei è andata lì per consolarlo e alla fine lo ha perdonato. Il mio Brad è tornato con quella smorfiosa. Ah, la mia amicetta è tornata con quel Brad. Oh, Brad. Sarebbe stato un bel ricordo, ma... non so neanche che faccia hai. E per giunta ti sono stata fedele. Così ho perso Desmond, la mia vera anima gemella. Bene, Malloy. Kim e Brad si sono lasciati di nuovo. Oh, è evidente che il mio Brad ama soltanto me. No, non credo sia così. Oh, no, no, Brad. Non ho letto il paziente inglese. Ho scritto io il paziente inglese. Vieni a Parigi con me e adotteremo dei figli perfetti. Oh, oh, ma perché sono i migliori ad andarsene? Caro Mr. Floppy, devo chiederti soltanto una cosa. Tu hai dei superpoteri. Firmato Joe M. di New York. Ho l'incontrollabile potere di attirare le femmine e piegarle sempre ai miei voleri. Sta a sentire. Vieni da me e non cercare tante scuse, bambola. Perché al primo beso ti incendierai come la paglia vicina al fuoco e mi dirai ancora Floppy. E alle prime luci dell'alba io me ne andrò, baby.